pensare a altri problemi a cui pensare. E tu che sai bene. Eccoci. Grazie della vostra presenza. Grazie della vostra presenza, dicevo, ed è bello perché a prescindere la presenza dei cittadini che sono chiamati al voto è importante, perché potranno formare una convinzione, quindi esprimere un voto responsabile, quindi ascoltando le proposte. E torno 5 anni dopo su questo palco e devo dire, l'emozione è sempre grande, però come dicevo alla presentazione l'altra sera con gli amici di squadra, senza timore, perché mentre 5 anni fa era una proposta del tutto nuova e quindi mi fu data e fu data a noi una fiducia come una cambiata in bianco, questa volta no, questa volta c'è la consapevolezza di un lavoro alle spalle. E perché la campagna elettorale nostra non è iniziata oggi o qualche giorno fa, è iniziata 5 anni fa, da quando, avendo ricevuto il vostro consenso, la vostra fiducia, abbiamo iniziato a lavorare per questo paese e per il bene comune di questo paese. E lo abbiamo fatto con i fatti, perché le opinioni restano opinioni, i fatti restano fatti. È molto più semplice questa volta. Alle mie spalle girerà durante i vari interventi un video che raccoglie non tutto, ma una parte dei progetti realizzati, di quelli avviati, di altri che vorremmo portare a termine, perché li porteremo a termine, perché li amministreremo per altri 5 anni. Dicevo, abbiamo ricevuto un consenso 5 anni fa, vogliamo continuare insieme a voi. Ci presentiamo umilmente al vostro cospetto per essere giudicati, quindi rendiamo conto del lavoro fatto e faremo le proposte ancora per il futuro. Mi auguro che anche altrove avvenga la stessa cosa, per quanto difficile, mi rendo conto. Ho visto un solo manifesto che doveva essere probabilmente nelle intenzioni un manifesto politico. In realtà è un manifesto pieno di odio e di offese personali, rivolte al sottoscritto, alla sua famiglia e nient'altro, Livore, perché questo caratterizza questa lista che oggi si confronta con la nostra. E dispiace che al di fuori di questa lista ci siano anche dei mandanti che non fanno altro davanti ai locali. Parlare e fare pensierini a piacere, ma del resto lo hanno fatto per una vita intera. Allora, con molta serenità, oggi inizieremo a spiegare quello che abbiamo fatto, quello che vorremmo fare, e lo faremo come squadra, perché questa è una squadra, io non sono solo assolutamente. Inizieremo con un intervento che è quello di Rosalia Passera, che ha deciso di condividere con la lista Bene Comune questa esperienza, e stasera spiegherà le ragioni di questa scelta. Un'ultima premessa. Qui su questo palco c'è una lista che ha un taglio politico. Qui c'è il Partito Democratico, la Sinistra Italiana, Azione, è una componente civica, perché noi crediamo profondamente che alle spalle, dietro ogni progetto amministrativo, ci debba essere la politica, non il civismo di comodo che oggi viene predicato. Per anni ho ascoltato che lo strumento principe, la linea guida è la politica, i partiti, da chi oggi invece si presenta e rinnega la vita di partiti. È troppo comodo, signore. Va bene, non aggiungo altro, siamo qui a parlare Rosalia Passero, prego. Carissimi concittadini, buonasera a tutti. Io leggerò perché l'emozione è tanta e quindi non vorrei perdermi tra i miei ragionamenti. E quindi voglio aprire il mio intervento rivolgendovi a voi tutti con un saluto veramente affettuoso, anche per la grande presenza che siamo tutti qui. E per me motivo di grande orgoglio essere qui in questa splendida piazza,
Desidero innanzitutto esprimere la mia gratitudine a voi, amici e semplici conoscenti, che con determinazione e entusiasmo avete proposto e sostenuto la mia candidatura. Non posso negare che ci sono stati momenti di esitazione e di titubanza, ma oggi sono fiera di essere qui come rappresentante del mio partito Azione e ancora più fiera di sostenere alla rielezione del nostro candidato sindaco Rizzieri Bonopane. Montella credo fermamente che potrà continuare a crescere e a prosperare. La politica autentica non è solo occupazione di cariche politiche, è gestione del potere e soprattutto la costruzione di un pensiero e di una visione del futuro basata su una comune lettura di un processo storico. E la realtà in cui noi viviamo, la politica è al tempo stesso teoria e pratica, e la ridirezione della vita pubblica e come ogni costruzione presuppone basi solide e scientifiche. Le forze politiche sono strumento che la Costituzione ha messo a disposizione a garantire i cittadini di poter concorrere con un metodo democratico e a determinare la politica nazionale. Dal nulla non nasce nulla, solo rileggendo la storia e facendo tesoro degli errori possiamo riannodare i fili del nostro passato. Gli errori sono inevitabili, ma attraverso di essi possono crescere e migliorare. Le forze politiche sono quindi il più importante dei corpi intermedi senza i quali la democrazia diretta rischia di cedere il passo a sistemi plebiscitari che possono evolvere in forme esasperate di autocrazia, come vediamo in tante parti del mondo. Non mi interessano coalizioni formate esclusivamente per raggiungere il controllo, perché in ogni caso il successo avrebbe poche probabilità di gestire efficacemente l'amministrazione a causa di un'eterogeneità. I candidati che interverranno dopo di me, insieme al candidato sindaco, spiegheranno con più dettagli, ancora più dettagliatamente, i punti del nostro programma amministrativo, sperando che i cittadini siano guidati nella scelta e nelle stesse convinzioni. Ritengo ancora adesso doveroso ricordare le ragioni del mio sostegno al sindaco uscente Bonopane. In questa tornata elettorale che chiamerà i montellesi alla scelta della futura amministrazione, pur essendo stata all'opposizione dello stesso Bonopane, condivido il principio del mio partito Azione, secondo cui le scelte in politica devono avere motivi programmatici e non meramente di calcolo personale. Nel caso di Montella, la scelta di sostenere Bonopane si accompagna alla volontà di continuare le opere avviate e alcune già concluse, per rendere la nostra cittadinanza sempre, la cittadina sempre più vivibile e accogliente, affrontare al meglio un futuro sempre carico di problemi e difficoltà. È con grande orgoglio per Montella avere Bonopane come presidente della provincia di Avellino. Una carica che nessun politico locale aveva mai ricoperto. Questa rappresentanza è un'opportunità unica per il nostro paese, poiché con la sua guida possiamo diventare protagonisti della nuova programmazione
dei fondi PNRR, offrire servizi ai cittadini, al nostro comune e anche ai comuni d'Abruzzo. La qualità e la quantità dei servizi denotano la qualità della nostra vita e questo ci permetterà di contrastare lo spopolamento e offrire ai nostri giovani la possibilità di rimanere nella nostra cara Montella. Se avrò l'onore di ricevere la vostra fiducia, vi garantisco che non ci sarà sede istituzionale in cui non mi troverò a peronare la causa del nostro paese. Sono qui per rappresentarvi e lavorare instancabilmente affinché Montella possa prosperare e crescere. Sostenendo la candidatura di Lizzini Colopane, credo fermamente che insieme potremmo realizzare un futuro migliore per tutti noi. La sua visione, integrità e impegno sono ciò che di cui Montella ha bisogno per affrontare le sfide future e cogliere le opportunità che verranno. Voglio inoltre sottolineare il mio impegno rivolto in particolare ai settori di cui io sono competente, l'agricoltura, l'economia, le politiche del lavoro, con un'attenzione speciale all'innovazione. Credo fermamente che l'innovazione sia la chiave del futuro, non solo per migliorare la produttività, la sostenibilità delle nostre attività industriali, commerciali, artigianali ed agricole, ma anche per creare nuove opportunità economiche e lavorative. Lavorerò per sviluppare progetti che possono integrare le nuove tecnologie con le nuove tradizioni, con le nostre tradizioni, e per far sì che Montella possa diventare un modello di eccellenza in questi settori. Riguardo l'agricoltura, ho contribuito, come tutti sanno, alla costituzione del nuovo consorzio della castagna di Montella IGP, dove il presidente è il sindaco di Montella. Questo consorzio ha il potenziale di abbracciare tutto il comparto castagnicolo produttivo primario, finalmente rilanciando la nostra produzione castagnicola, affrontando le problematiche produttive come le avversità climatiche e parassitarie degli ultimi anni. Il consorzio sarà il promotore di tavoli di discussione su questa problematica, sia a livello comunale tra i produttori sia a livello istituzionale, sensibilizzando tutti gli attori coinvolti. Il Consorzio di tutela della castagna IGP ha come obiettivo la promozione, la protezione della castagna di Montella, garantendo la qualità e l'autenticità attraverso il marketing mirato, certificazioni di qualità, valorizzazione del territorio, gestione finanziaria oculata e collaborazioni strategiche. Il Consorzio fornirà lo sviluppo economico locale e la promozione della castagna di Montella sul mercato nazionale ed internazionale. In questo settore, cari signori, non servono aiuti a pioggia, ma è necessario studiare e comprendere sistemi e schemi economici che possano sostenere autofinanziandosi. Quindi, quello che mi sta più a cuore sono le problematiche del lavoro. Non prometto posti di lavoro, ma chi mi conosce sa che io credo nei giovani e nella loro grande capacità. Non hanno bisogno di promesse vuote, ma di essere accompagnati nelle loro idee progettuali ed imprenditoriali. Il lavoro si potrà esprimere non solo sotto la forma del cosiddetto posto fisso che affligge il Sud da tanti tempi antichi, ma sarò promotore di iniziative che valorizzano il talento e l'intraprendenza dei nostri giovani. È fondamentale quindi riconoscere che i giovani costituiscono il futuro della nostra società e che il loro successo nel mercato del lavoro è essenziale per la prosperità di tutti. Nel promuovere
politiche del lavoro. Per i giovani dobbiamo anche considerare la qualità del lavoro offerto. Non si tratta solo di creare opportunità di lavoro, ma di garantire queste offrono condizioni dignitose, salari equi e possibilità di crescita professionale, la sicurezza sul posto di lavoro, la tutela dei diritti dei lavoratori devono essere la priorità assoluta. Inoltre, la promozione di settori innovativi e sostenibile può essere un volano importante per la creazione di posti di lavoro di qualità. Investire in settori come le energie rinnovabili, la tecnologia verde, l'economia circolare, non solo genera occupazione, ma contribuisce anche alla salvaguardia dell'ambiente e della sostenibilità a lungo termine. È cruciale anche riconoscere e valorizzare la diversità dei talenti e delle aspirazioni dei giovani. Ogni individuo ha il proprio percorso unico e le proprie passioni, e le politiche del lavoro devono riflettere questa diversità, offrendo supporto e opportunità personalizzate. Infine, vorrei sottolineare l'importanza della collaborazione tra il settore pubblico e privato, istituzioni educative, organizzazioni non governative e comunità locali nella promozione dell'occupazione della giovanile. Solo lavorando insieme possiamo creare un ambiente favorevole alla crescita e al successo dei giovani nel mondo del lavoro. Come molti di voi sanno, al di fuori della politica mi sono impegnata in iniziative di interesse collettivo, come lo sport, essendo io il presidente della CS Nettuno Pallavolo di Mortella. Lo sport è cruciale per i nostri ragazzi nel tempo che trascorrono fuori dai contesti scolastici e lavorativi. È un'occasione di crescita personale, sociale ed emotiva. Attraverso lo sport i nostri giovani imparano valori fondamentali come la disciplina, il lavoro di squadra, la resilienza e il rispetto per gli altri. In un'epoca dominata dalla tecnologia, dove il rischio di isolamento è alto, lo sport offre un prezioso spazio di socializzazione e di sviluppo della capacità interpersonale. Inoltre, praticare sport contribuisce a migliorare la salute fisica, combattendo l'obesità infantile e la salute mentale, stimolando una forma di pensiero positivo e contrastando il disagio giovanile, che è sempre più problematico e difficile, gestibile per le sole famiglie. Alla fine, concittadini, credo che insieme possiamo costruire un futuro per Mortella, in cui ogni giovane abbia la possibilità nella nostra cittadina di realizzare il futuro potenziale e contribuire al benessere del nostro comune. Grazie a tutti. Grazie Natalia. Adesso è il momento dell'assessore Volpe. Giuseppina, l'avvocato Volpe, ha esercitato la delega al contenzioso ed al bilancio. Sicuramente il suo intervento farà riferimento agli obiettivi realizzati. Un'altra cosa tu voglia dire, prego Giuseppe. Magari mi tremo la mano. Allora, buonasera a tutti, ben trovati. Come ho avuto modo di dire già qualche giorno fa presentando i candidati, alla base di questa scelta di ripresentare la lista con Ruggeri Bonopane sindaco vi è innanzitutto l'idea di portare avanti una visione di questo paese. Ecco perché alla base vi è un accordo politico che è essenzialmente un accordo programmatico. Ce lo siamo già detti 5 anni fa,
lo scrivemmo a caratteri cubitali nel nostro programma elettorale, lo abbiamo in gran parte realizzato e vogliamo ribadirlo, l'abbiamo ribadito nel nuovo programma che è stato sottoscritto da tutti i candidati. La nostra idea del paese, quello che avevamo in mente 5 anni fa, era un sostanziale cambiamento, una svolta, e quell'obiettivo dei 5 anni futuri sarà quello di mantenere il ruolo, il primato, permettetemi di dire, che Montiel ha raggiunto in questi anni. Ovviamente un cambiamento che sia sostanzialmente uno sviluppo sostenibile, uno sviluppo che tenga conto soprattutto delle esigenze delle fasce più deboli. Ho sentito dire che siamo la lista dei VIP, eppure non mi sembra che siamo portatori di qualche interesse contrattuale o di qualche particolare potere contrattuale. Vabbè. Detto questo, il cambiamento non deve trascurare ovviamente anche gli aspetti culturali e tutto quello che è legato al benessere della collettività, perché non possiamo ignorare che questi 5 anni hanno rappresentato un importantissimo trampolino di lancio, quindi non possiamo perdere questo vantaggio, permettetemi di definirlo così. Ovvio che quando si arriva su un comune, come amministratori, quello che si deve verificare e che si spera di trovare è sostanzialmente una solidità, una stabilità. E quando parlo di solidità innanzitutto economica. Quello che speravamo di trovare era ovviamente un bilancio che fosse un bilancio sano, soprattutto che fosse un bilancio che non gravasse sulle spalle dei cittadini, perché siamo tutti consapevoli che sono anni difficili, probabilmente saranno ancora anni difficili, e quindi l'impegno dell'amministrazione deve essere sicuramente in questo senso, non aggravare la posizione dei cittadini, quindi mantenere una pressione tributaria per quanto possibile accessibile. Ovviamente solidità significa anche possibilità di programmare. Per programmare non bisogna andare incontro a troppi intoppi, come sono per esempio i contenziosi che invece abbondavano. Immaginavamo quindi uno sviluppo della collettività, del bene comune, appunto. Ovviamente devo dire che insomma non è difficile immaginare che non è quello che abbiamo trovato, non abbiamo trovato esattamente la solidità. Dico per esempio che abbiamo dovuto immediatamente farci carico di un debito fuori bilancio per una non corretta gestione del finanziamento legato alla casa d'accoglienza. E abbiamo dovuto per esempio ripianare un debito di 300.000 euro col consorzio dei servizi sociali. Però non ci siamo scoraggiati, perché avevamo in mente degli obiettivi importanti e quelli ci hanno guidato in questi 5 anni e ci guideranno ancora. Quali erano questi obiettivi? Sicuramente appunto il primo è un principio che poi mi ripetono spesso i responsabili dei miei settori, pagare tutti per pagare meno, cioè il modo per non alzare le tasse e ovviamente cercare di garantire che si recuperi l'evasione fiscale e che tutti paghino in maniera giusta. E devo dire che in particolare per gli enti locali ormai le entrate principali sono quasi esclusivamente quelle tributarie, quelle extra tributarie sono molto limitate, anche se in questo campo abbiamo fatto quello che potevamo. Ad esempio abbiamo recuperato canoni di Verasti e IMU e TASI sui canoni di derivazione delle acque per 120.000 euro ed erano somme dovute dal 2014 e recupereremo 4.000 euro all'anno sempre a questo titolo. Abbiamo recuperato i canoni mercatari perché la situazione che abbiamo trovato nel mercato non era esattamente una situazione regolare, abbiamo cominciato a metterci mano, oggi è più o meno regolare e ci lavoreremo ancora perché l'idea comunque è di sistemare ulteriormente il mercato. Abbiamo finalmente reso concreta quella che secondo me, permettetemi di dire, è diventata una mitologica questione delle enfiteusi. Si ragionava di queste enfiteusi, che cosa sarà mai? Ci abbiamo finalmente messo mano con la consigliera Maio e la consigliera Marano. Abbiamo innanzitutto dovuto rivedere il regolamento perché non rispondeva alle prescrizioni normative, dopodiché una parte dell'ufficio si è dedicata a questo, sono su 200 pratiche, abbiamo risolto 150 pratiche, quasi tutte le affrancazioni, e abbiamo recuperato diverse centinaia di migliaia di euro. Quindi vi dicevo, pagare tutti per pagare meno significa andare avanti nell'attività di accertamento, farlo senza alzare la pressione tributaria. Le aliquote IMU di questo comune sono rimaste ancora tra le più basse della provincia, abbiamo mantenuto l'esenzione per i redditi più bassi, addirittura per quanto riguarda la TARI nel 2022 in controtendenza non solo rispetto a livello provinciale ma addirittura nazionale la TARI si è ridotta, quindi penso che questo sia stato un importante impegno che ci siamo assunti e che abbiamo mantenuto. E devo dire che se è vero come è vero che questa attività di accertamento era iniziata già prima della nostra amministrazione,
Noi però ci siamo dovuti sobbarcare una situazione ben diversa, un aumento vertiginoso dei costi, così come è accaduto per le famiglie e anche per l'ente. I costi di energia elettrica, di gas, ma di qualsiasi servizio è notevolmente aumentato. Allora è ovvio che la strada più semplice per recuperare le entrate era sicuramente quella di aumentare le tasse, ma non è quella che abbiamo perseguito. Lo dico con cognizione di causa perché appunto sono stato assessore ai tributi e quindi non mi sto dando dei dati non reali. Parliamo quindi di alcuni obiettivi principali, quello di mantenere la pressione tributaria a livello basso, ma anche quello di liberare il comune dal peso enorme dei contenziosi che vi dicevo, che era una sorta di spada di Damocle che pendeva sulla testa di tutti voi. Abbiamo risolto contenziosi decennali come quello con il Pino Ambiente, con l'Alto Calore, anche quelle legate ad attività di esproprio successivi poi al terremoto, e quindi l'abbiamo fatto transattivamente cercando di garantire il miglior contemperamento degli interessi. Ancora, un obiettivo era intercettare dei finanziamenti, non solo per realizzare delle grandi opere pubbliche, ma anche proprio per garantire un livello di benessere, di vita della collettività sempre migliore. Siamo intervenuti rispetto alla macchina amministrativa, che era una macchina rallentata, frammentata, permettetemi di dire anche un po' sfiduciata quando penso al personale, perché l'ente era fatto, metaforicamente ma non tanto, di porte chiuse. Gli uffici non comunicavano tra loro, non respiravano un clima di fiducia, non si aspettavano di collaborare con l'amministrazione. Sfido chiunque a dire che oggi non sia esattamente il contrario. E chiedetelo a chi vive quotidianamente la realtà dell'ente. E devo dire che mi sento di spingere a non usare frasi facili d'effetto e dire che vogliamo restituire il comune a tutti. E perché questi 5 anni di amministrazione, in cui il comune è stato per 5 anni, tutti i giorni, aperto, posso garantire per me, ma per tutti gli altri, tutti i giorni, tutte le mattine, c'è stata la possibilità di venire al comune e di chiedere informazioni, di seguire pratiche, di raccogliere suggerimenti. C'è chi dice che il comune è chiuso, e io non credo di averlo mai visto, eppure a parte le udienze in presenza, credo che insieme a Faustina, ad Anna, a tutti gli altri, siamo stati presenti tutti i giorni. Quindi in realtà dire frasi facili, il comune deve tornare della gente. Io credo di aver aiutato, e potrei fare nome e cognomi di persone che sicuramente non mi hanno sostenuto 5 anni fa, non so se mi sosterranno e se sosterranno questa lista in futuro, ma ovviamente arrivati al comune hanno avuto le informazioni, il sostegno, la collaborazione necessaria. Quindi non diciamo stupidità, non diciamo che il comune non era aperto. Soprattutto io direi di smetterla con queste chiacchiere di chi si è sentito maltrattato, non accolto, magari per un singolo episodio che riguarda i suoi interessi personali. Allora non è questo che fa la differenza, non è questo che vi deve far valutare il corretto funzionamento dell'amministrazione. Rivelati velocemente tutti gli obiettivi, ovviamente non posso non dire che si è aggiunta inaspettata e sorprendente la possibilità di farsi ascoltare e di collaborare con la provincia. Lo voglio ribadire, lo ha detto Rosalia, e se il sindaco non fosse confermato perderemo questa grande prerogativa che è la presidenza della provincia. E allora, senza volervi annoiare, ma dandovi solo qualche spunto, voglio dire che in questi 5 anni abbiamo ottenuto finanziamenti per quasi 60 milioni di euro, che la provincia ci ha aiutato, non solo in termini di assistenza tecnica, per oltre 300.000 euro, e nonostante questo il livello di indebitamento si è addirittura ridotto. Voglio dire che oggi si può dire che il comune sia un comune solido e sano, e non mi sembra poco. Non lo voglio però dare risalto soltanto 5 anni passati, perché noi dobbiamo avere ben chiari anche gli obiettivi futuri. Abbiamo messo su una squadra di persone competenti proprio per poter realizzare degli obiettivi futuri. Allora mi sento di dire che la progettazione è stata continua. Questo ci permetterà ovviamente di intercettare immediatamente bandi e finanziamenti. Le scuole saranno completate, questo rappresenterà un grande passo avanti per la collettività. Avremo gli impianti sportivi. Anche rispetto a questo, qualcuno dall'altra parte vedo che pubblica foto degli impianti sportivi, la foto dicendo non funzioneranno, non si apriranno, la piscina resterà una pozzanghera. Beh, a me sa tanto di uccello del malaugurio della comunità e dei bambini di questa comunità. Gli impianti sportivi si faranno e ci saranno. E poi voglio dire che avremo anche un'efficace sanità di prossimità, e sfido chiunque, soprattutto un medico, a dire che non è necessaria. Tra l'altro, non so, basta ascoltare i telegiornali, la direzione della sanità di prossimità non è una cosa che sta facendo Montella, l'Italia, se lo sta facendo l'Europa,
i fondi sono del PNRR, proprio perché è una prospettiva europea. Quindi dovremmo essere contenti una volta tanto di non essere il fanalino di coda. E invece no. E invece no. Va bene. Detto questo, insomma, non voglio prolungarmi oltre. Voglio aggiungere che continueremo a programmare iniziative culturali e sociali, perché abbiamo raggiunto un ruolo importante. Io vi chiedo di parlare con chi vive nelle aree interne di questa bella Erpinia e di fare dei confronti. Noterete, vi diranno che nei loro paesi non è stato fatto lontanamente quello che è stato fatto a Mantelle, non solo in termini di investimenti, di opere pubbliche, ma la maggior parte dei comuni che ci circondano non sono entrati in un partenariato, non sono entrati in un'area vasta, non sono entrati in un protocollo, non hanno fatto un passo avanti a livello culturale. Questo secondo me non è assolutamente trascurabile. Allora io chiudo dicendo che tutto quello che vi ho raccontato e che mi permetto di dire è agli atti del comune, quindi sono atti pubblicati, consultabili, non dato i numeri, anche se in questi 5 anni ho imparato a conoscere bene anche quelli. Sono tutti dati verificabili. Ovviamente tutto è stato possibile e sarà possibile solo se ci sostenete con il vostro voto. E quindi vi chiedo di votare la lista numero 1 per il Zieri Monopane Sindaco. Grazie. Grazie, grazie Giuseppina. Adesso è il momento di Luigi Chiaradonna. È un ambiente, un professionista, un agronomo. Spenderò qualche parola in due, parlando di un ragazzo d'oro, una persona competente, un professionista serio, apprezzato in maniera trasversale da questa comunità. Ovviamente sei un valore aggiunto per tutta la squadra. A te la parola. Ringrazio il sindaco per le belle parole di incoraggiamento e io vorrei parlare un po' di quello che è il nostro territorio. Come noto, il nostro territorio è uno dei territori più belli da un punto di vista paesaggistico ed ambientale, ma oltre ad avere queste caratteristiche che sicuramente lo contraddistinguono, è anche un territorio all'interno del quale... giusto un attimo, se sente poco, se no stai di fronte, non va bene. È un territorio all'interno di quale si sviluppano una serie di, grazie alle risorse presenti, una serie di filiere produttive che hanno concorso e tuttora concorrono alla determinazione del suo valore economico. È un patrimonio, un territorio, un patrimonio da valorizzare e tutelare, perché oltre a queste risorse naturali vi è anche una risorsa rappresentata dalle conoscenze che gli operatori e chi opera ha maturato nel corso degli anni, e fanno sì, e hanno fatto sì nel passato come oggi, che Mantelle potesse vantare di un sistema produttivo proprio, che lo salvaguardasse e che gli consentesse di avere una luce propria. Negli ultimi 5 anni di amministrazione il territorio è stato al centro dell'attività amministrativa del comune e ha riguardato soprattutto interventi di messa in sicurezza e di salvaguardia dello stesso. Questo, diciamo, che ha rappresentato un primo tempo della partita. Adesso bisogna addentrarsi in quello che è la gestione e la valorizzazione. Tra i tanti, diciamo, uno dei punti di forza del nostro territorio sicuramente abbiamo il patrimonio boschivo ed in generale il sistema montano forestale. Sistema montano forestale che non è detto che non debba essere sfruttato oppure che debba restare così com'è, però per poterlo fare c'è necessità di dotarsi di uno strumento che lo consenta di fare. A questo punto è d'obbligo quindi che il Comune si doti di un piano di gestione forestale secondo ciò che sono la nuova regolamentazione regionale in materia. Questo permetterà da un lato, è vero sì, di sfruttare la risorsa boschiva, dando anche impulso ad una filiera del legno che insomma è un po' in appannamento, però potrebbe riprendere vita e forza, ma dall'altra parte potrebbe anche, diciamo, tutelare ciò che era un valore, non so, penso ad esempio alle faggete, alle splendide faggete che abbiamo nei nostri boschi, alla tutela della fauna e della flora locale, allo sviluppo di sentieristiche in un ambito di turismo ambientale che oggi tanto va di moda ed è va per la maggiore. Inoltre permetterà, razionalizzerà anche lo sfruttamento dei territori, del territorio rappresentato dai pascoli montani, che
sono importanti e su cui si sviluppa ancora un'economia locale non secondaria. Per quanto riguarda l'altro comparto del nostro sistema produttivo, che è rappresentato dal comparto agricolo in senso stretto, dobbiamo dire che sicuramente è cronaca di questi mesi come l'agricoltura sta vivendo e vive un fenomeno di crisi che è europeo e italiano, soggetto a una dinamica economica difficilmente controllabile. Tuttavia quella montellese a questo si aggrava con le sue peculiarità. Accennava prima Rosaria il calo produttivo legato al nostro prodotto principe, che è quello della castagna. Venendo meno la sua certezza delle produzioni, che per anni hanno rappresentato il nostro punto di forza, oggi il calo produttivo genera incertezza degli operatori, perdita di mercato per le aziende che operano, perdita del patrimonio castanicolo, poiché non essendoci più l'economicità delle produzioni si rischia di vedere abbandonate intere fette del territorio, c'è il degradamento dei versanti e con rischi anche idrogeologici. Quindi a questo punto non resta che intervenire con strumenti che possano concorrere alla sua tutela e valorizzazione. Uno di questi è rappresentato sempre dal Consorzio di tutela e valorizzazione della castagna IGP. Ad oggi è costituito, grazie all'impegno dell'amministrazione comunale, il sindaco ne è presidente, nell'attesa che il consorzio abbia e si doti di una struttura propria, ma una struttura propria che però deve essere guidata e voluta fortemente dagli imprenditori e dagli operatori della filiera, perché soltanto in questo modo queste strutture, conoscendo le necessità di chi opera, potrà avere un futuro. Infine, volendo parlare dell'agricoltura montellese, potremmo stare per delle ore. Naturalmente ci sono anche altre filiere che sono molto importanti. Pensiamo a tutta la filiera zootecnica e quella che è la relativa trasformazione lattiero casearia, che oggi risente molto dei nuovi modelli di consumo alimentare imposti dalle grosse catene di distribuzione che non salvaguardano le qualità delle nostre produzioni. Oppure si potrebbe parlare di ciò che è l'attività che si svolge nella piana di Folloni, dove ci sono produzioni florovivaistiche, dove si potrebbe parlare di produzione orticola anche di un certo livello. Naturalmente bisogna dotare queste aziende di delle risorse per poterlo fare, quindi in primis la gestione dell'acqua, la gestione dei fondi e tutto ciò che è collegato. Infine, per chiudere, credo che alla fine di tutto ci sia bisogno di creare una sorta di brand, no? Un sorta di marchio Montella per promuovere e valorizzare tutto ciò che si rappresenta con sicurezza e con sicurezza e lealtà verso il consumatore, perché oggi è un aspetto fondamentale. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e per la prima volta che parlo in pubblico. Spero che ci siano altre occasioni e ci vediamo presto. Resta a disposizione. Adesso la parola al vice sindaco Anna Delle Buono, prego. Buonasera, saluto tutti e ringrazio tutti per essere qui. Io però rimanderò ad un altro intervento, anche perché il sindaco già mi ha invitato ad essere breve. Quello che le opere, le azioni che hanno, le iniziative che hanno riguardato e le mie deleghe. Io con voi però stasera sento il bisogno, con voi elettori, con voi cittadini, di fare insieme una riflessione. Perché è necessario, credo, a questo punto fare una riflessione che sia, diciamo, in un certo senso politica. Io capisco che i politici oggi non godono di una buona fama e anche attribuire a chi si candida per rivestire cariche pubbliche in genere si suscita sempre sospetto chi vuole rivestire le cariche pubbliche, perché si pensa ad un tornaconto personale. Ebbene, è un sentimento diffuso, ma io vorrei cercare questa sera un pochino di smentirlo, perlomeno avendo fiducia nella capacità di discernimento degli elettori di Montella di ragionare insieme su questa cosa. È stato già detto, ma io lo voglio ribadire,
La lista bene comune è una lista che è espressione di partiti, del Partito Democratico, a cui orgogliosamente appartengo, e di Sinistra Italiana, e di una componente civica che ha scelto, perché è diverso il civismo che rappresenta se stesso. Il civismo, i civici che sono con noi hanno scelto di percorrere insieme con noi una strada, di fare con noi un cammino, avendo un obiettivo, avendo scelto con noi quelle che sono le nostre visioni, quelle che sono il nostro programma. Perché questa forma di civismo, quello di accompagnare il proprio impegno con le forze politiche, diventa altra cosa dal civismo, che è invece una rivendicazione di tradizioni e di storie familiari, di rappresentazione di se stesso. Lasciamo perdere, per una scelta di stile che deve contraddistinguerci, lasciamo stare, dovremmo rivendicare storie familiari diverse che sono consegnate alla storia di questo paese. Ebbene, noi, il bene comune, nel nostro motto, nel nostro simbolo, abbiamo scelto il motto bene comune, non abbiamo inserito il nome del candidato sindaco, una scelta nuova per Mordegno, una scelta che lascia veramente lascio la riflessione a voi su questo passaggio. Ebbene, io credo che una personalizzazione della politica fatta in questo modo non l'avevamo ancora vista, e siamo autorizzati a pensare che una personalizzazione della politica non possa che farci pensare, ecco, che l'obiettivo di questa visione politica sia di consegnare il paese a interessi economici e a sistemi clientelari, alla promessa del posto di lavoro, che è una pratica che avevamo abbandonato da tempo. Ecco, allora io credo che non sia lungimirante affidare, vedete, un passaggio che stavo dimenticando ma al quale tengo molto. Si è detto, noi non crediamo nei partiti, crediamo nella azione popolare, nella forza popolare. E com'è che poi i partiti non vanno più bene? Quando dei partiti si è fatto l'uso che si è voluto, quando non sono stati ritenuti più utili, sono stati chiusi, sono state portate a casa le bandiere come se fossero un dato personale, un dato di famiglia, e non un dato di una collettività più ampia, qual è il partito. Ebbene, questo credo che, voglio tornare sul concetto di affidare il futuro del paese ad una visione di questo tipo. Guardate, quella lista, è stato detto, ma io lo voglio ribadire, quella lista, la lista dei nostri competitor, è tenuta insieme da una sorta di un cemento che è un odio di tipo personale. Io credo di avere buona memoria, credo di poterlo dire senza tema di essere smentita. Io credo che queste persone dovrebbero fare un po' quei conti con il loro demone, finire di pensare che si possa veramente scendere in un agone politico solamente perché si è cementati da un odio di tipo personale. Perché che cosa è successo? Non si è potuto impedire già nel 2014, diciamo, si candidavano a sindaco o per competere, per guidare questo paese, alcune delle stesse persone che stanno qua. Quindi non si è potuto impedire in quel momento, per la verità si è riconsegnato il paese a Ferruccio Caproni in quella circostanza. Ebbene, poi si è tentato di fare in modo che Rizzieri Buonopane non potesse diventare sindaco l'altra volta, e Rizzieri Buonopane ce l'ha fatta. È diventato sindaco in quella circostanza. Ebbene, oggi si prepara ad essere sindaco nuovamente, e poi questa persona, questo che è un uomo nuovo, un uomo novus, come dicevano i buoni latini,
e evidentemente perché dovrebbe rivestire ancora queste cariche? E poi non solo, non è diventato sindaco di Mutella, è diventato presidente della provincia. Ma questo bisogna fermarlo, non è possibile che si possa andare avanti. E perché dovete? Eppure si perde di vista i benefici, ovviamente sono stati ricordati e non mi ripeterò, che Mutella, questo paese, ricava dalla presenza di Mizzia Bonomane alla provincia. E quindi... io sottopongo queste riflessioni semplicemente a voi. Poi che il paese non possa appunto continuare ad avere quel ruolo che ha assunto, poco importa, eppure si dice di amarlo questo paese, si dice che si scende in campo per poter far sì che questo paese possa appunto avere poi quale ruolo, quale futuro, perché finora noi abbiamo visto né programmi né proposte che ci possano venire. Ebbene, io credo che noi possiamo rivendicare con orgoglio i punti fondamentali di una svolta di cui ha parlato anche Giuseppina, che Mutella ha avuto. Noi possiamo dirlo senza tema di essere smentiti. Mutella, il protagonismo che abbiamo creato in questi anni, a parte risanare, a parte amministrare, abbiamo fatto sì che Mutella diventasse protagonista, una protagonista all'interno del territorio, protagonista negli enti sovracomunali, nei quali Mutella era completamente assente, ed è ritornata in questo ruolo. Mutella è ritornata nella comunità montana, avere un ruolo, è ritornata nel Parco dei Monti Vicentini, nel consorzio dei servizi sociali. Avremo modo di dire quali sono stati i benefici di questo ruolo di protagonista che Mutella, attraverso il suo rappresentante, il comune di Mutella, ha avuto nei servizi sociali. Voglio solo accennare alle decine di lavori socialmente utili che abbiamo avuto, per cui il nostro comune ha potuto beneficiare di servizi, appunto di lavori in maniera gratuita, facendo sì che però quelle persone potessero conservare i benefici del loro reddito. Mutella è diventata protagonista durante il Covid. Ma ce lo vogliamo dire questo? Mutella è stata protagonista durante il Covid di una vicinanza alla collettività, ma ci siamo dimenticati quel periodo in cui ciascuno di noi era, non noi amministratori per la verità, ma la collettività era chiusa in casa e non sapeva che cosa fare, che come comportarsi, aspettava quel fil rouge che il sindaco ha mantenuto con la collettività attraverso il suo diario, ma per dire solo un aspetto di quello che abbiamo fatto. Siamo stati lì a consigliare, col comune aperto, appunto. Il protagonismo di Mutella si è visto, l'ho aperto ancora oggi, quando le persone mi dicono io non sapevo proprio come comportarmi, e chiamavo il sindaco, chiamavo gli amministratori dei paesi vicini, non sapevano come regolarsi, come muoversi, come affrontare una situazione che è stata per tutti nuova e evidentemente anche molto disagevole. E quindi il protagonismo l'abbiamo ancora avuto nella svolta culturale, avremo modo di parlare di questa cosa, che ci è stato ampiamente riconosciuto, non ci viene riconosciuto evidentemente da chi parte da preconcetti, da chi non vuole vedere le cose. E siamo ancora ad avere una valutazione positiva del nostro agire ogni qualvolta ci troviamo a parlare con i paesi vicini. Mutella è stata capace, come appunto è stato anche ricordato, di saper stabilire reti con enti, con paesi vicini, e tutti i benefici che abbiamo avuto dal PNRR, perché abbiamo saputo fare costruire reti. Mutella è paese capofila di progetti, perlomeno di una decina di progetti che ci sono arrivati. Allora io come vi voglio lasciare stasera? Vi voglio, per questa sera almeno, perché avremo altri momenti in cui ci confronteremo, io voglio dirvi quali sono le nostre consapevolezze, perché noi siamo consapevoli di quello che potremo ancora fare nei prossimi 5 anni, è perciò che chiediamo il vostro suffragio e il vostro ruolo.
Siamo intanto consapevoli che la ripresa dei paesi delle aree interne richiederà agli amministratori scelte complesse e coraggiose che esigono l'elaborazione di una visione capace di superare le difficoltà dello spopolamento e dell'abbandono. E guardate, lo spopolamento e l'abbandono non si frena solo facendo teorie, solo dicendo chiacchiere. Lo spopolamento si frena, tra l'altro, facendo sì che si creano delle opportunità di lavoro, facendo sì che diciamo, il pubblico e il privato non devono essere conflittuali tra di loro, ma devono incontrarsi per realizzare un obiettivo comune. E quindi faremo sì che anche da noi gli insediamenti possano aversi, anche da noi, a noi soprattutto faremo in modo che si creino delle opportunità di lavoro. Siamo consapevoli che la salute dei cittadini vada tutelata e quindi l'ospedale di comunità di cui ci sarà poi modo di parlare è un passaggio fondamentale, anche perché noi avremo una popolazione anziana. Noi ci avviamo ad avere una popolazione anziana che deve essere, che ha bisogno evidentemente di cure, che ha bisogno di assistenza. E quell'assistenza che l'ospedale di comunità, appunto per delle patologie che non sono ospedalizzabili, può assicurare. E quindi abbiamo bisogno, possiamo essere sicuri di potervi assicurare sulla riqualificazione del centro storico. Ma vogliamo ricordare solo una cosa, vogliamo ricordare che siamo stati capaci dopo 40 anni di eliminare i prefabbricati e di far sì che quell'area, area comunale e non area comunale su cui andare a insegnare poi le scuole, non un'area privata per cui il comune avrebbe dovuto pagare per averla a disposizione, ma area che è del comune su cui noi faremo l'insediamento delle scuole. Allora io credo che basterebbero queste cose. Tra l'altro avrei avuto molto da dire, mi fanno segno di fermarmi. Io credo che queste cose sottoposte alla vostra valutazione, credo che non possano non farci riconoscere un merito, almeno il merito di aver lavorato con serietà, almeno il merito di essere stati lì a presidiare quel benedetto comune in ogni momento, nei momenti difficili, nei momenti buoni. Almeno la competenza con cui guardate oggi amministrare non è un pranzo di gala, per ricordare un'altra frase famosa. Oggi amministrare non è mai stato un pranzo di gala, ma oggi a maggior ragione amministrare significa avere dedizione, avere competenza, portare il proprio vissuto all'interno della risoluzione dei problemi. Quindi io non mi riferisco alla competenza solo di taluni che magari hanno cosiddetto studiato, ma anche alla competenza di vita che porta un amministratore serio, che ama la cosa pubblica, che ama il bene pubblico, può portare con sé in un'amministrazione. Questi siamo, ci sottoponiamo al vostro giudizio stasera, nelle sere successive, ma credo che molti di noi al vostro giudizio si sono già sottoposti durante appunto l'amministrazione. Alcuni di noi si sono sottoposti più volte, e come nel mio caso, al giudizio degli amministratori. Ebbene, io credo che ognuno di noi debba continuare ad amarla la cosa pubblica e a servirla come può, anche quando probabilmente potrebbe pensare ad altro. Perciò io vi invito a votare la lista numero 1, il signor Buonopane Principe, se sindaco, è stato l'altro, se probabilmente, il signor Buonopane è ancora presidente della provincia. Allora ti farò un pensiero, vediamo. Allora a me tocca chiudere, però un po' di argomenti vorrei trattare per essere pratici, perché poi io lo sono, mi definisco poco politico ma molto pratico. Guardate queste due immagini, questi sono i campi, i due campi dei prefabbricati, Campo dei Preti e Schito, le nostre favelas. Questi li abbiamo portati avanti per più di 40 anni e ancora nel 2019 c'erano amministratori
che davano, affidavano questi prefabbricati a nome coppia a Montone per prendere voti. Ho trovato documenti di affidamenti fatti ancora nel 2019, giovani coppie, anche stranieri, che andavano ad abitare in questo luogo. Ebbene, li abbiamo smantellati, smantellati. 40 anni. Mi avete mandato, qualcuno mi ha mandato anche Striscia la Notizia, Rai 2, no, come se fossi io poi quello che sono rimasto col cerino in mano, no. Abbiamo rimosso questi prefabbricati dando un alloggio dignitoso a quelle famiglie, nonostante un programma di edilizia residenziale pubblica fatto negli anni e che era destinato esattamente a chi abitava questi prefabbricati, completamente disatteso dall'amministrazione che ci aveva preceduto. Siamo andati avanti riqualificando quest'area. Campo dei Preti oggi inizia ad ospitare un asilo nido intercomunale, una rigenerazione urbana oltre alla vergogna che abbiamo tolto. E allo scritto siamo sulla stessa strada, abbiamo solo due prefabbricati ancora che vengono abitati, abbiamo già trovato le due sistemazioni e a giorni inizieremo la demolizione definitiva per rigenerare anche quell'area. Abbiamo trovato affidati nel 2019, nel mese di maggio, qualcuno ricorderà un video dove venivano consegnate le chiavi agli abitanti Donna delle Grazie, io non lo dimentico, perché quelle famiglie il mese dopo, quindi nel mese di giugno, venivano dal sottoscritto, era stata data loro la chiave di un appartamento dove non c'era acqua, gas, fogna, luce, e non perché mancasse il contatore, mancava proprio l'allaccio, e abbiamo dovuto trovare i fondi per far sì che fossero abitabili quando vengono. Un'edilizia superata poi intanto, tant'è vero che abbiamo ottenuto un altro finanziamento efficientando quegli appartamenti. Lo stiamo realizzando adesso. La nuova copertura, gli infissi, il cappotto, l'isolamento, l'ascensore, la divisione giù degli spazi comuni, dando alloggio dignitoso alle famiglie. Questo lo abbiamo fatto noi, un'altra eredità che abbiamo avuto in dote. Un'altra questione che io voglio affrontare è quella della medicina territoriale. È stato anticipato il tema da Giuseppina ed Anna. Una delle questioni, una dei temi che ha posto il Covid è il tema della medicina territoriale. Che cosa si intende per medicina territoriale? Strutture sanitarie del territorio vicino al domicilio delle persone che hanno bisogno di cure. Nel PNRR, lo diceva Giuseppina, quindi una visione comunitaria, sarà il futuro la medicina territoriale, declinato poi in diverse strutture, più o meno complesse, dall'ospedale di comunità, alla casa di comunità, alle centrali operative territoriali. È chiaro che l'ospedale di comunità è la struttura più complessa, è perché garantisce il ricovero della persona, dell'ammalato. In Italia, secondo la legislazione vigente, ne saranno realizzati 381 in tutta Italia, molti dei quali anche in regione Campania, e in provincia di Avellino 4, ospedali di comunità. Quali scelte ha fatto l'ASL insieme alla regione? È chiaro, ha puntato innanzitutto su strutture di proprietà dell'ASL, e quindi a Moschiano, nel comune di Moschiano, nel comune di Monteforte, struttura ASL, nel comune di Avellino, vecchia azienda ospedaliera Moscati a Viale Italia, e a Montella. E perché abbiamo lavorato per ottenere questo risultato? Intanto, è l'unica struttura immaginata per questa parte di provincia e di territorio. E poi è chiaro che tutti volevano una struttura del genere. Abbiamo combattuto per ottenere questo risultato perché c'era Lioni che voleva la struttura come ospedale di comunità. Ospedale di comunità. Una struttura, ho detto, che è il ponte intermedio rispetto a quella che è la residenza ospedaliera classica e dove si garantisce un'assistenza a chi non ha necessità di andare in ospedale, non ha necessità di occupare il pronto soccorso, ha necessità di cure
e perché vi è stato un riacutizzarsi di una patologia cronica e quindi ha bisogno di cure sanitarie vicine al proprio domicilio, senza occupare posti letto in ospedale. L'ospedale di comunità non contempla il pronto soccorso, le ambulanze, la quiete che viene disturbata. No, una ricostruzione fasulla e strumentale. Stiamo guardando al futuro della nostra comunità e delle nostre comunità. E guardate, mi pesa, però lo devo fare. Mi è stato chiesto, mi è stato consigliato da qualche amico nell'ultimo anno: ma te chi te lo fa fare a portare avanti questo progetto? Ne perdi in consenso. No, avrei abdicato al mio ruolo, alla responsabilità che ho assunto nei vostri confronti, di pensare al bene comune di questa comunità e di questo territorio. Senza calcoli elettorali, signori, senza calcoli. E ho provato in tutti i modi a coinvolgere tutti i soggetti, tutti. Io ho ricevuto l'arcivescovo Cascio al comune più volte, che si è proposto di fare da intermediario per superare divergenze con i frati francescani, consapevole anche lui della bontà di questa iniziativa. A noi non interessa la proprietà di quel bene, a noi interessa l'utilità, l'uso per il bene pubblico di quel bene e nient'altro. Avevo proposto al vescovo di farsi portavoce, perché non mi è stata data possibilità di parlare con i frati francescani. Ho scritto a più riprese, anche perché voi lo sapete bene, non mi hanno mai risposto. E perché accanto hanno avuto consiglieri che in maniera strumentale hanno immaginato di fare una guerra a questa amministrazione, dipingendo il tuo scritto come un diavolo. Ancora oggi vengono chiesti i voti con messaggi su WhatsApp, chiedendo: se siete dalla parte di San Francesco, unitevi a noi. Vergognoso! E state utilizzando anche dei ragazzi candidati per fare questo tipo di messaggi. Vivo personalmente una situazione delicata, familiare. Mio padre è allettato, altrimenti stava qui ad ascoltarmi. Papà non ha bisogno di interventi all'ospedale, non più. Ha bisogno di cure perché ha patologie croniche. Proviamo a fare quello che è possibile a domicilio, a casa, avendone anche la possibilità. Quante famiglie non possono farlo? Papà avrebbe in momenti di crisi la necessità di recarsi verso una struttura del genere per essere assistito con un approccio umano e psicologico diverso per lui e per noi familiari. Questo è l'ospedale di comunità, non è nient'altro. E siccome abbiamo una struttura che può ospitare un servizio di questo genere, perché non farlo? Perché non farlo tutti insieme? Un ospedale di comunità si mette in collegamento con il territorio, col mondo dell'associazionismo, con altri soggetti, con altri servizi, con i servizi sociali anche, con i servizi sociosanitari, dove è possibile accedere da parte dei familiari, dove è possibile che possa accedere senza orari anche il medico di famiglia. Questo è l'ospedale di comunità. E guardate, io sono convinto del fatto che non ci fosse nessun luogo, un luogo migliore di quello, e perché là si riusciva e si può riuscire anche a dare un supporto spirituale. Lo possiamo dire o no? Lo possiamo dire o no? E quale destinazione migliore? Quale destinazione migliore accanto ad un convento? Quale? E vi dico di più: sono stato accusato di voler cacciare via i frati. Questa amministrazione si è fatto carico di sollecitare finanziamenti per il convento, per la chiesa, per 1,6 milioni da parte del Ministero degli Interni, quindi attraverso il FEC. E anche per il campanile altri 900.000 euro. Ho le lettere. Il dottore Scognamiglio del Ministero degli Interni è stato qua 2 anni fa e per rapporti di amicizie, di relazioni, ha inserito nei fondi e negli interventi del PNRR la chiesa di San Francesco. È stato denunciato il Ministero.
è stato denunciato il ministero come si era permesso di immaginare un intervento sulla Chiesa. L'intervento sulla Chiesa lo sta progettando la sovrintendenza, così come sul campanile. Questo per dirvi il livello di livore, di rancore strumentale che si è costruito attorno a questa vicenda. Ma è mai possibile tutto questo? Noi vogliamo mandare via Francescana, ma stiamo scherzando. Stiamo creando le premesse affinché la comunità francescana cresca, cresca, perché questa struttura darà vita anche all'ordine francescano a Montella. I francescani hanno lasciato la struttura di Lioni perché non ce ne sono più e perché i costi di gestione sono altissimi. E allora perché non sfruttare questa opportunità qui a Montella? Ditemi voi perché. Cosa si fa di male a pensarlo e a realizzarlo? Dico di più, lo stato dell'arte. In provincia di Avellino nasceranno 14 strutture sanitarie, medicina territoriale, tra ospedali di comunità, case di comunità e centrali operative territoriali. Il coordinamento della conferenza di servizio le sta facendo la provincia, quindi le sto guardando da vicino, i vari interventi, li sto guardando da vicino. Manca quello di Montella, ho chiesto un ulteriore sforzo ai progettisti e anche a chi mette i fondi, di fare un altro parcheggio per non toccare quello esistente, fare in modo che non si passi davanti alla chiesa. Sono arrivato a questo e c'è stato anche concesso un parcheggio piccolo in un'area privata, mettendoci già d'accordo col privato. Io penso che questa sia un'opportunità e ne sono convinto e mi batterò per realizzare tutto questo. Però non darò alibi a nessuno. Chi pensa di costruire consenso è una campagna denigratoria nei miei confronti e di questa amministrazione, si è sbagliato di grosso. Perché sapete che cosa facciamo adesso? Facciamo una cosa, io mi batterò per questo obiettivo. Mi batterò per questo obiettivo. E però facciamo che sia la comunità a decidere. Abbiamo uno strumento nel nostro statuto che è straordinario. Tra gli strumenti di partecipazione dei cittadini al governo e l'istituto del referendum. Bene, facciamo così. Facciamo che io mi impegno da questa parte, se dovessi essere eletto, ad indire immediatamente un referendum, chiamando la comunità a decidere cosa vuole su quella struttura. E però lo faccia anche il mio competitor, lo faccia anche chi sta cavalcando questa vicenda in maniera strumentale, assumendosi questa responsabilità. Allora avremo modo di dire tante altre cose, però io volevo subito sgombrare il campo su questa cosa. Sono determinato, mi conoscete, non mi fermo. E certamente però accetterò quella che sarà la decisione di una comunità e non di un gruppo di tifosi, perché è un gruppo di tifosi che si è armato su questa vicenda contro di me e contro l'amministrazione. Volevo con questo tranquillizzare anche mia madre. Noi amiamo i francescani, sei una terziaria, e quindi va bene mamma. Ora gli appuntamenti ce ne saranno ancora, parleremo ancora di tante altre cose. Io però vi chiedo solo due minuti di attenzione, due, non parlerò io, ma parlerà un'altra persona che tutti noi conosciamo, e vi saluto esattamente con questo video dandovi appuntamento la prossima settimana con altri incontri tematici e altri comizi qui in piazza. Grazie. Certe manifestazioni affettuose, ho avuto la sensazione che il tempo non è trascorso. Anche se io vado da Montella da 4 anni e ho visto non c'era nessuna realtà per celebrare il mio 50° qui, ho potuto constatare che
non mi hanno considerato né come estraneo né come forestiero. Anche da certe anime piccole, che io non conoscevo, ho ricevuto degli attestati augurali che mi hanno commosso e sconsolato. Per cui dall'animo per una parola tante cose, dal passato, delle attività svolte, dei combatti avuti, delle partecipazioni a tanti grandi e della soluzione anche di alcuni problemi, ma rimasto nell'animo solo una malizia. Per i frati avevano nel cuore la voglia di costituire un ospedale in San Francesco. Per me è politico, è grave che è stato ben apprezzato, il sogno non fu realizzato ed è rimasto forse l'unica amarezza del ricordo di tante bellissime avventure riscontrate e vissute in questa terra di figli.